Ciao ragazze, allora oggi vi faccio finalmente vedere il video ricostruzione. Allora vado a ricostruire sulle mie unghie che ormai sono devastate e non ne possono veramente più. È da un po' che avevo tolto la ricostruzione, ci sono ancora sotto dei pezzi di gel, insomma me li sto mangiando, me li sto torturando, quindi non guardate le mie unghie. In questione vi faccio vedere come appunto faccio io la ricostruzione. E niente, utilizzerò il Creamy Builder visto che me l'avete chiesto. Proverò a fare una ricostruzione solo con questo. In realtà a me non piace fare la bombatura con questi gel qua, né col Creamy, né col Pinky, né col Natural, perché secondo me non sono dati per fare una bombatura. Proverò comunque lo stesso a farla, vediamo un po' come mi trovo. Al massimo cambierò e utilizzerò i gel con cui io sono abituata a fare la bombatura, ovvero Olympia 2 o Infinity o Palladium Extra anche. Bene, detto ciò, iniziamo. Allora, qua sono già andata a opacizzare l'unghia col fatto che dovevo togliere via dei pezzettini di gel che comunque ci sono ancora e non so, ho paura di limare troppo, anche perché avendole mangiate viene fuori un macello. Comunque sono andata ad opacizzarla con la parte 180 della linea banana di Passione Unghie. E adesso vado a eseguire, vado a togliere le pellicine con le mie punte di Passione Unghie. Vi avevo già fatto vedere questo video, farò un video, facciamo una cosa molto veloce.
Ok, allora dopo aver utilizzato le punte sulle cuticole, vado a spruzzare il Fresh Shampoo, sempre di Passione Unghie, in modo tale da togliere tutto l'eccesso di polvere che si è creato sia con la limatura che comunque con le punte per cuticole. Lascio asciugare e vado a prendere i miei preparatori. Quindi sto parlando del nail prep, scusate, prima faccio vedere, del primer, che è lui, e del binder. Lascio asciugare e evaporare il mio nail prep. Allora, inizio col nail prep. Scusate, adesso devo operare il Fresh Shampoo, ecco che mi sbaglio. E vado su tutta l'unghia, vicino alle cuticole per bene, in modo tale da togliere anche qua gli eventuali residui di polvere. Ok. Una volta che sarà evaporato, vedete, questo fa prestissimo. Andiamo a mettere il primer. Allora, il primer io vi consiglio di perché ce ne vuole veramente veramente poco. Allora, vi consiglio di scaricare il pennello su una salviettina. Allora, intanto sui lati della boccetta andate a scaricarlo, poi un po' su una salviettina e poi dopo potete utilizzarlo. Vedete quanto ne viene nonostante l'ho scaricato? Andiamo sull'unghia naturale. Ok. In questo modo. Cercando di non toccare le cuticole. Se ne mettete troppo, succede che si possono creare dei sollevamenti, quindi l'importante è metterne non troppo. Se vedete che ce n'è tanto, cosa fate? Prendete un pad, così. Vedete, tipo qua sembra che ce ne sia di più rispetto alle altre. Allora andate a tamponare semplicemente con il pad, ok? In modo tale togliete quello che è in eccesso. E così appunto riuscite, togliete quello che è necessario, ecco, basta. Dopodiché dobbiamo aspettare che il primer evapori, quindi l'unghia deve ritornare opaca. Intanto vado a preparare per il passo successivo. Vado a prendere il mio portapennelli. Oddio, non sono abituata a questa telecamera in mezzo, ecco, ho girato anche verso di voi. Allora, vado ad utilizzare il pennello 4 gel di Passione Unghie, che è lui. Tengo le mie pinzette. E prendo anche ormai fuori le pinze stringivalle, sempre di Passione Unghie, che sono loro, e le mie forbicine. E le altre dove sono andate? Ho perso le forbici per tagliare. Ah no, sono qua dietro. E anche loro che sono le forbici per tagliare i lati della cartina. Bene. Ok, allora. Quando il primer sarà evaporato completamente, forse ancora ci vuole un pelino, ci metto un po' di solito. Intanto vi dico, vado a prendere la mia base alfa. Alfa io l'ho messa dentro a questo, l'avevo già detto, mi sembra. Mamma mia, sei dura. Ok, dentro a questo contenitore. Dovrebbe essere lei, che avevo comprato in passato, sì. Perché sul suo colava tutto e quindi è qua dentro.
Anche qua ha iniziato a colare, è talmente liquida Alfa che perde da tutte le parti, infatti non vedo l'ora che la presentino in barattolino così da dare, perché sarebbe veramente molto molto più comoda. Ok, guardate, è completamente evaporato il primer, l'unghia è ritornata opaca, andiamo a mettere il binder. Il binder si può usare come no, io lo uso sempre, anche questo scaricate il pennello sul bordo del barattolo e andate sull'unghia naturale. Viene consigliato di solito su unghie con particolari difetti, un pochino più problematiche, ecco. Io lo utilizzo sempre. Mi sa che tra l'altro ce n'è più poco, esatto, lo devo ricomprare. È finito prima il binder che il primer, non so come mai. Prossimo acquisto binder di Passione Unghie, quindi mi toccherà fare un ordine a breve, direi. Bene. Ok, allora, dopo che abbiamo messo i nostri preparatori, andiamo con la base. Allora, questo il binder non importa che si asciughi, potete andare direttamente con la base Alfa. Utilizzo il mio pennello 4, prendo la mia base. Allora, prelevo poco prodotto, poco. Dopodiché vado a metterlo su tutta la mia unghietta e a muovere il pennello in questo modo, muovere le setole in modo tale che la base penetri dentro, aderisca bene nell'unghia. Quindi vado a fare questo movimento, ne serve veramente veramente poca, ben tirata, però. Esatto, che sia stata massaggiata bene sull'unghia, ecco. Ok. In questo modo qui, quest'unghia qua, poverina, è distrutta. Ok. Vedete questo movimento qua in modo tale che la base aderisca bene. Ok. Toglietela se è in eccesso. Perché ne basta veramente, veramente poca. Ok. Lampada futura 30 secondi. Allora, vado a mettere le mie cartine, quindi vi faccio vedere come le metto. Questa è la cartina Devil di Passione Unghie per andare a fare una mandorla. Ora ad applicare il mio bollino dietro, in questo modo. Vado a dare una prima forma alla mia cartina, tenendo, seguendo la linea, quella dritta dei numeri. Dopodiché vado a vedere se la mia cartina va bene o va modificata. Allora, la mia cartina va modificata perché non prende i laterali, non so se riuscite a vedere. Ok, quindi vado dalla penultima riga da questa parte alla prima da questa, con le forbici e faccio un taglio in questo modo qui. Allora, le cartine vanno quasi tutte adattate, quasi sempre. Questo è fondamentale se lavorate con cartina. Vado, esatto, adesso prende perfettamente i miei laterali, quindi vado a chiudere la mia cartina. Cerco di tenerla dritta. In questo modo qui. Ok.
la mia cartina è stata chiusa. Ok. Far applicare anche le altre. Allora, vado a mettere le mie cartine, quindi vi faccio vedere come le metto. Questa è la cartina Devil di Passione Unghie per andare a fare una mandorla. Ora ad applicare il mio bollino dietro, in questo modo. Vado a dare una prima forma alla mia cartina, tenendo, seguendo la linea, quella dritta dei numeri. Dopodiché vado a vedere se la mia cartina va bene o va modificata. Allora, la mia cartina va modificata perché non prende i laterali, non so se riuscite a vedere. Ok? Quindi vado dalla penultima riga da questa parte alla prima da questa con le forbici e faccio un taglio in questo modo qui. Allora, le cartine vanno quasi tutte adattate, quasi sempre. Questo è fondamentale se lavorate con cartina. Vado. Esatto, adesso prende perfettamente i miei laterali, quindi vado a chiudere la mia cartina. Cerco di tenerla dritta. In questo modo qui. Ok. E la mia cartina è stata chiusa. Ok. Applicare anche le altre. Ok, allora dopo che sono andata a mettere le cartine in tutte le mie unghie, a parte nel pollice che farò dopo, vado a prendere il mio pennello e il mio cream builder, vado a prenderne un pochino, più o meno così, e vado a cavallo tra l'unghia e la cartina e scarico il mio prodotto. Dopodiché lo porto nei miei laterali. Poi anche dall'altra parte. Seguendo le indicazioni della cartina. Questo pennello è un po' troppo, non è abbastanza duro, non si riesce a portare bene il prodotto. Chiudete bene i laterali. Ok, allora, per evitare di andare a dover limare troppo la nostra struttura, io cosa faccio? Vado a pulire il mio pennello e vado a pulire dove sono andata fuori, dove ho sbagliato. In modo tale che dopo troverò comunque di mare meno. Ok. Non voglio farle molto lunghe in realtà. Ok, quando siete convinti andate in lampada, io vado in futura per 5 secondi. Oddio. Quando finiscono i 5 secondi esco e pinzo.
pinze laterali della mia unghia. Torno in Napoli per 60 secondi. Ok, allora ve ne faccio vedere un'altra. Questo giro utilizzerò il numero 4, lui, sempre della pettina unghie, perché mi trovo un pelo meglio, perché mi sembra un pochino più rigido. Quindi prendo una pallina, la vado a mettere tra la mia unghia e la cartina e vado a modellarla, così lavoro molto meglio con questo. È più duro. Ok, allora andiamo avanti, scusate, oggi proprio quando mi metto a fare questo video ci sono mille problemi. Allora, se vedete che non basta, andate a prenderne dell'altro. Seguite i laterali. Ok. Ok, allora, quando siete soddisfatti, io adesso sovrasumo un po' verso l'unghia, andate in lampada per 5 secondi sempre. Faccio altri due perché prima mi sembrava ok. Poi andate con la vostra pinza a stringere i laterali. Qua non so cosa è successo. Viene via così. Non male. Proviamo a fare un wrap top, non so cosa sia successo, sinceramente non mi è mai capitato. Ok, riproviamo. Stringiamo. Ok, 60 secondi in futuro. Bene, allora vi faccio vedere come vado a fare la bombatura. Qua è già stata fatta. Allora, prendo un po' di prodotto e vado a fare il mio strato di scivolamento, ok? Quindi vado a massaggiare tutto il mio gesso su tutta la mia unghia. E allora, vi ho già detto, ve lo ridico, che io non prediligo questi tipi di gel per andare a fare una bombatura, ecco. Mi è stato chiesto, lo faccio, ma non è proprio il gel che a me piace per fare una bombatura. Allora vado a prendere una bella pallozza del mio prodotto e la vado a mettere qui. Vado prima a schiacciare contro le verso le cuticole per andare a finire nei laterali e per portarlo in punta.
Il pennello che sto utilizzando è sempre lo stesso, quindi il 4 della passione unghie gel. Poi vado a portare tutto il mio prodotto verso la punta, in questo modo. Ad aggiustare la mia bombatura. La potete fare anche più riprese se preferite, quindi poi andate esatto qui e potete farla, che ne so, farla catalizzare e poi riaggiungere del prodotto successivamente. E tra l'altro questi creamy builder qua hanno anche tantissime borne, perché proprio li hanno mandati così. Ok, allora, per andare nei... Adesso vi faccio vedere un attimo. Allora, vado a prendere il mio pennello lingua di gatto, sempre di passione, che è il numero 6, questo. Allora, per andare per esempio in punti come, adesso ne ho preso troppo di prodotto, come questo, che sono scoperti, andiamo con la punta in modo tale che riusciamo a coprirli. Ok, tutti questi punti un pochino più scomodi. Con questo pennellino a lingua di gatto riusciamo a raggiungerne. Bene. Allora io metto in lampada 5... Oddio mio, scusate. 5 secondi in futura. Poi cosa faccio? Utilizzo questo con morsetto, in modo tale che mi tenga anche 10 secondi, farei. Ok. Un po' meno di 10. Qua manca un po', vabbè, di prodotto, potete, si vede anche. Allora, in questo, a parte che allora, vedete che manca un po' di prodotto, no? Si vede se io lo metto in punta che qui manca. Ora cosa faccio? Non l'avevo guardata bene. Vado ad aggiungergli un po', quindi la bombatura potete farla a più riprese tranquillamente. Ok, poi intanto andrà limata, quindi vado altri 5 secondi. Ok, prendo il mio morsetto, lo schiaccio bene bene. Ok, e vado in lampada a 60 secondi. Ok, allora faccio vedere un attimo la limatura. Questa è già stata limata, l'ho fatta molto molto corte, infatti non mi piacciono. E in più non mi piace proprio il creamy builder perché guardate quante bolle che fa sotto, pieno. No, no, non mi piace per utilizzarla sulla bombatura. Sull'allungamento ok, perché tanto rimangono sotto, ma sulla bombatura no. Comunque vi faccio vedere. Andiamo a fare i laterali. Abbiamo una forma mandorla. Ok,
Sottolineiamo. Ok, in questo modo qua. Vedete? Così. Limate sotto. Laterali. Giro cuticola. Punta. Finiamo con il centro. Ok. Allora, cerchiamo di farle della stessa lunghezza. Andiamo ad accorciare sempre tenendo la lima sotto. Più o meno simile. Leggermente rifiniamo il tutto con la lima veramente leggera. Andiamo a definire la nostra curva C, la nostra bombatura poi. Vedete quante bolle? Troppe secondo me, veramente, veramente troppe. La forma è molto molto corta. Non volevo fare una forma lunga, però pure che sia troppo corta e non mi piace più di tanto. Le mezze misure diciamo che mi piacciono poco e a questo giro mi sono fatta proprio una mezza misura, né corta né lunga. Non mi fa impazzire. Vabbè, finisco tutto, poi dopo vi faccio vedere. Eccoci ragazze, allora fatto tutto, quindi ricostruzione dappertutto, bombatura dappertutto, questo è il risultato finale. Allora, due cose. Prima cosa, non utilizzerò mai più Creamy Builder per fare la bombatura, o almeno quello che ho io. Poi se ne volete, se mi verrà in mente di comprare un altro, perché ho visto che adesso non arrivo più con le bolle, allora lo potrò anche provare, ma con quello che io non lo farò mai più, farò solamente allungamento, perché sono, non so se potete notare, sono veramente piene, piene di bolle. Guardate quante bolle veramente dappertutto. Cioè, è una roba improponibile, infatti adesso dovrò studiare qualcosa da metterci sopra, perché se il colore va dentro, poi se ci sono idee, va dentro viene male. Quindi insomma, non mi piace. Adesso visto che non, quelle che sono arrivate ad altre ragazze non ci sono più le bolle, vedremo un po' se riprenderlo o meno, però insomma vabbè, questo è. Poi vabbè, la formula sono andata ad accorciare ancora, perché non mi la volevo un pelino più corta, non me ne aveva tenere troppo lunghe, poi quella lì era un po' una via di mezzo che non mi piaceva, invece così è più tendente al corto e mi piace già un po' di più. Allora, vi faccio vedere il passaggio che faccio dopo la limatura, ovvero vado a prendere questo punto qua che è la prima cono di passione unghie sempre e vado a togliere quello che sono i residui sotto.
Esatto. Perché qua se no vi si incastra tutto lo sporco. Quindi vado a utilizzare questa punta e vado sotto in questo modo qui. Senza che vengo più su a vedere se... Purtroppo c'è la luce. Oddio, scusate. Proviamo. E vado sotto a togliere con questa punta che è veramente veramente comoda. Poi vi dicevo, niente, mi scappa un po', vado a girare dall'altra parte. Cos'è che vi volevo dire? Ah, farò dopo il le decorerò, le colorerò in un video successivo, faccio un altro video perché sennò viene troppo troppo lungo. Quindi faremo una decorazione delle unghie utilizzando, penso, anche i Crystal Pixie, perché non so ancora come farmele, però direi che vi faccio vedere anche l'applicazione dei Crystal Pixie e facciamo tutto in un altro video. Comunque sì, non mi piace, se non avete, se per caso non avevate capito, non mi piace il pink di Creamy Builder, cioè mi piaceva come colore, però come utilizzarlo per fare la bombatura, cioè in realtà l'ho sia modellato bene che limato bene alla fine, cioè pensavo peggio, ecco. La cosa che non mi piace è il fatto che ci siano tutte queste bolle, questa cosa qua proprio non mi piace per niente. Spero vivamente che... Adesso vedo se comprarne un'altra che non ci sono più bolle perché avevano avuto dei problemi da quello che ho capito la produzione. E, non lo trovo molto giusto sinceramente, però vabbè, anche perché vendi un prodotto che comunque se non è, se ha dei problemi non puoi venderlo, cioè non ha senso. Vabbè, io cogliona che l'ho comprato poi alla fine. Però insomma, se riterrò giusto, dico, se riterrò che è il caso di comprare anche quell'altra, allora lo comprerò. E proverò a rifarla perché il colore mi piace. Il problema è che non puoi, cioè, fare una ricostruzione con tutte queste bolle qua. Dopo il colore se va dentro le bolle viene uno schifo perché si vede. Quindi io adesso dovrò pensare a cosa metterci sopra mettere tipo una base di un semipermanente sopra alla ricostruzione in modo tale che il colore sia il colore abbia un altro strato dove appoggiarsi e scivoli, mi scivoli meglio, non vada dentro alle bolle. Insomma, non lo so, sperimenterò qualcosa, poi vi faremo insieme, comunque faremo insieme il video. Ora vado a prendere quest'altra punta che sinceramente non mi ricordo come si chiama, è sempre della passione unghie, una delle ultime che hanno fatto, e vado a fare un po' il mio giro cuticolo in maniera leggera, in modo tale, sopra il gel, questa si utilizza, in modo tale che il colore almeno non vada sopra degli avvallamenti e quindi si stenda bene. Io solitamente dopo che faccio questo passaggio qua do una leggera limatura di nuovo sul giro cuticolo perché se l'ho usata male questa punta può creare appunto degli avvallamenti, dei buchi soprattutto, ecco. Quindi di solito dopo l'utilizzo un po' la lima banana, la parte bassa, anche solo la parte 100, in modo tale da togliere gli eventuali avvallamenti. Ok. Non so proprio come farmela, questo potrebbe essere un grosso problema. Ok. Vedete, adesso per esempio con questa, adesso l'ho tutta sporcata, da questa parte qua che è la parte 100 ritorno a fare leggermente il mio giro cuticolo proprio in maniera molto veloce e molto leggera. Adesso più che una mandorla questa è diventata una forma, non so come, un ovale, un oval così, no? È un pochino più tondeggiante, non è più mandorla, perché la mandorla come l'avevo fatta in quella lunghezza lì non mi piaceva, perché quella lunghezza, vedi, mezzo che non mi piace, mi piace, la mandorla a me piace quando è lunga, e invece quella lunghezza lì non mi piaceva, allora ho preferito dargli una forma un pochino più stondata in modo tale che sia appunto un oval e mi piace un pelino di più, non ci vado matta per questa lunghezza, però insomma va bene. E niente, dopo aver fatto questo, vi faccio vedere l'ultimo passaggio che faccio, che è quello di andare a utilizzare il buffer, sempre questo di passione unghie, in modo tale da togliere tutti i segni della lima. Quindi io, ecco,
Quindi niente, vado io a bufferizzare tutte, le ho già bufferizzate nel frattempo, comunque tutte le mie unghiette per benino. E questo è il risultato finale. Dopodiché io vado a utilizzare il brush and pur per togliere tutto il residuo della lima e poi procedo con il nail brush e il colore, ma questo ve lo farò vedere nel prossimo video. Ciao ragazze!